Ciao a tutti ragazzi, siamo al lago di Nerviano a Cantone in compagnia di Alessandro Mulliri, che già ha preso due trote, che è un bravissimo pescatore a trote della Bergamasca. E niente, siamo qua perché volevamo far vedere un attimo come pescare in questo periodo di transizione tra la pesca estiva e la pesca invernale, quindi dove le trote non si sa dove sono. Quindi peschiamo con un G3, G4, G5, adesso vediamo un attimino di capire. Adesso Ale sta pescando con un G4, Ale? Con un G4. Io la prima l'ho presa con un G2,5, 25 grammi. E niente, vediamo un attimino stamattina come si svolge la pescata. Tendenzialmente la pescata dovrebbe essere tra G3, G4, G5 comunque. Questa è la cosa più importante. Allora, parliamo di esche che stiamo usando e che si usano in questo periodo qua. Le gomme. Allora, faccio vedere un discorso nostro, nel senso camole molto morbide, finte. Queste sono camole morbidissime che si uniscono alla codina del falcetto e praticamente si ricrea un falcetto però molto molto più morbido. Questo è importante perché la trota tende molto a sputare l'esca quando sente l'esca dura. Quindi qua abbiamo un'esca morbidissima che dopo uniremo alla codina del falcetto e faremo vedere in dettaglio come lavora. Poi abbiamo esche, diciamo, di una certa importanza e di una certa grandezza che si usano con ami un po' più grandi, del 2 o del 4. L'arancione in questo lago sembrerebbe su questo discorso qua che vada molto bene. Poi abbiamo le camoline, sempre all'aglio, perché qua funziona bene, di diversi colori, della Berkeley, ce ne usano due. Faccio vedere Matteo, c'è la verde, la bianca, questa rosa qua, che sembrerebbe che abbiano un buon successo. Poi, il bruco, il mitico bruco. Ecco, l'unica cosa è che il bruco, tendenzialmente, è un'esca eccezionale perché gira benissimo in acqua, però il pesce molte volte lo tiene in bocca e poi lo sputa, quindi su 10 pesci che sentiamo, 4 forse li sbagliamo, però è naturale con questo tipo di esca, perché non sente sapore, non è come la camola che la mangi, e il pesce lo mangia e sente il sapore. Poi ci sono le soft bait che sono molto belle, queste un po' più grosse, le proveriamo oggi per la prima volta, le proverò oggi, voglio vedere come sono, queste sono aromatizzate, quindi hanno un alto potere attrattivo. Poi in commercio si trovano mille cose, proveremo anche questo della Gulp. E niente, questo è un rapido riassunto di quello che useremo oggi, oltre alla camera naturale che sta usando anche Alessandro. Eccoci, dopo 2 ore di pesca, tiriamo le somme. Ale, cosa ne pensi della pescata e di come abbiamo pescato? Facciamo un sunto della situazione, vai. Ok, allora oggi il pesce diciamo che non è altissimo. In questa stagione è facile trovarlo sia molto a galla, sotto massimo il mezzo metro, ma capitano occasioni come oggi di trovarlo anche sotto un metro e mezzo. Di conseguenza, oggi ho trovato molto efficace una bombarda come il 20 G4 che ti aiuta a tenere una determinata altezza Esatto, durante l'azione di bravo. pesca e con un terminale abbastanza lungo sui 2,5 metri. Posso Ale, tu principalmente hai usato la camola oggi, mentre io ho usato le esche iconiche. Che amo hai usato? Allora, con la camola io consiglio un amo dell'8 con qualunque misura di camola, perché anche lì ci sono diverse misure, dalla più piccola alle big. Comunque la camera. La camera. Una cosa, in negozio mi chiedono tanti, ma quanto affonda un G4, quanto affonda un G3, perché devo usarlo? Questa è la domanda del negozio classica, no? Dammi un parametro, un'idea di quanto affonda un G4 contando 10 secondi, 5 secondi, Allora, capito? un G4 per fare una pescata come oggi sotto 1,5 metri
Sui 7 secondi sei perfettamente allineato su quella fascia. Okay, perfetto. Oggi abbiamo pescato così, quando le abbiamo trovate era veramente un pesce al giro, quindi devo dire che quello che abbiamo fatto è andato benissimo. Bene. Io ho usato le esche siliconiche, hai un po' più di rifiuti perché chiaramente certo, mangiano, poi lasciano, poi mangiano, poi... comunque anche l'esca siliconica oggi è andata bene. Allora, facciamo vedere un secondo il tuo montaggio. Semplicissimo, chiaramente. Allora, vai. Aspetta che facciamo. Vedere, appunto, è un 20 G4, in questo caso un Tubertini. Un semplice paracolpi e una girella tripla. Okay. Terminale ho utilizzato un 14,8 fluorocarbon e l'amo poi un semplice amo dell'8. Molto lungo il terminale, molto lungo il terminale. Dell'8. È una mina dell'8. Quando le trote sono un po', diciamo, apatiche, allungare il terminale è fondamentale. Rende tanto. Okay. Rende. Vi faccio vedere un'ultima cosa di come potete unire il terminale. Allora, io uso questo tipo di girella, che è una girella tripla con uno sgancio rapido e una brillatura che evita un po' il fatto che il terminale vada a ingarbugliarsi sopra la bombarda, soprattutto quelle che siliconiche. Detto questo, Ale, voglio dirvi una novità sul discorso, che vabbè, un po' che si usa comunque, diciamolo lo stesso. Vai. Allora, una novità, diciamo, per me, che utilizzo pescando a lunghe distanze, è il fatto di utilizzare la treccia come tirone sul 30 grammi, dal 30 grammi in su, anche col 25, dal 25 diciamo in su. La treccia, a mio parere, aiuta di più a spingere nel lancio, si va con più sicurezza a sforzare. Non avendo elasticità, appunto. Che misura, Ale? Io utilizzo uno 0,12. Uno 0,12 di treccia, da shock leader, e in bobina usi? Bobina un 16 o addirittura un 14 quando si deve andare ancora più distanze considerevoli. Ok, perfetto. Allora vado verso Alessandro, che ho visto che ha messo sulla sua canna il moretto da 20 grammi, che non sarebbe tra virgolette adeguato per oggi, però ha già fatto un pesce. Come lo stai utilizzando, Ale? Allora, in queste condizioni che il pesce non è altissimo, si può azzardare a utilizzare anche un moretto. È un piombo che tiene la linea rispetto al Buccella, per esempio, esatto. Il Banda Azzurra, che tende, sempre Todeschini, che tende a andare giù di punta, quindi affondare ancora in modo più cattivo, e diciamo che col moretto, riuscendo a tenere una determinata altezza, esatto, essendo più morbido, si può azzardarlo anche in queste condizioni, quando il pesce è sotto quel metro e mezzo, due. Ok. Allora, noi abbiamo fatto come negozio il Banda Blu e il moretto con il nostro marchio Todeschini, dove guardi adesso. Comunque è un piombo che utilizzeremo tra un mese e mezzo, Ale. Sì, un mese e mezzo, due, già se il caldo arriva, sì. Se il caldo arriva, in questo lago di solito si pesca Banda Blu o moretto contando di solito 20 secondi aperto, con l'archetto aperto. Ho visto l'anno scorso 20 secondi aperto con il falcetto bianco, ha reso tanto. Questo per fare la chiusura della giornata, per far capire che tra un mese cambieremo totalmente il discorso, un mese, esatto. Un mese e mezzo, quando farà caldo, cambieremo totalmente il discorso bombarde. Siamo agli sgoccioli. Con questo penso che abbiamo detto tutto, sulle bombarde abbiamo detto tutto, sulle esche abbiamo detto tutto, sui fili abbiamo detto tutto. Sì. Niente, a posto, io direi che possiamo salutare tutti e ringraziare tutti. Grazie e grazie. A presto. A presto. Ciao, ciao a tutti. Matteo, la cosa più importante, mi stavo dimenticando, il filo. Allora, vi spiego un secondo il filo velocissimamente. Stamattina abbiamo utilizzato questo filo 16,5, infatti vedi che l'abbiamo proprio bobinato stamattina, e Alessandro è rimasto molto felice, molto contento. È un filo da bobina in 150-300 metri, disponibile 16, 18, 20, vabbè, noi usiamo comunque 16,5 e il 18,
in bobina, decidete voi, sia da 150 che da 300 metri. Poi velocissimamente vi faccio vedere il filo conico. Filo conico è praticamente disponibile con bobine da 160 metri, di cui 130 metri sono un filo del 16 che dopo ogni 10 metri cambia misura, arriva fino al 22, quindi tu non avrai più su il nodo, non sentirai più il nodino che sale sulla canna perché il filo è conico, quindi dal 16 al 22, puoi usarlo con le bombarde da 25-30 grammi, sia 16-22 che 18-24. Troverete tutto nel negozio Todeschini. A posto. Ciao Matteo, mi sono ricordato proprio l'ultimo. Ciao.